Volkswagen Golf R-Line serie 7,5 del 2018 e con 92.000 km. Ciao amici di Pivo, grazie a Cesare, sono Davide. Oggi vi proponiamo una versione cattivissima della Golf. Prima di andare a scoprire più da vicino e scoprire perché la stiamo ponendo in vendita, vi ricordo che iscrivendovi al nostro canale YouTube e attivando le notifiche sarete sempre i primi ad accedere alle nostre ultime offerte. Andiamo! E andiamola a vedere subito più da vicino. Total black metallizzato. Partiamo dall'avantreno, dove ci accolgono gruppi ottici con luci diurne a LED, sensori di parcheggio anteriori, dei bellissimi cerchi lega color bronzo davvero meravigliosi, fatti installare dall'attuale proprietario, pneumatici da 17 pollici equipaggiati con, tra l'altro, delle gomme invernali praticamente pari al nuovo, frecce integrate negli specchietti, vetri ovviamente oscurati, lunotto oscurato, spoiler sul posteriore, troviamo anche qui sensori di parcheggio. Vi faccio vedere anche il portabagagli, che ovviamente si trova in perfette condizioni, abbastanza capiente. Adesso andiamo a vedere anche gli interni. Sedili in tessuto e alcantara grigi, sedili con supporto lombare gestibile e anche massaggianti. Come vedete sono in perfette condizioni, nessun danno da segnalare, così come il sedile del passeggero, eccolo qui. Vediamo anche tutto il resto della strumentazione. Partiamo dal volante, come vedete è un R-Line completa, volante, sedili, pedaliera. Abbiamo il cruscotto che è totalmente digitale, i comandi al volante, tra i vari accessori troviamo il Bluetooth, richiamo vocale, cruise control adattivo, abbiamo anche la frenata assistita, quattro finestrini elettrici, specchietti gestibili elettronicamente, display, quello grande, touchscreen, dove possiamo gestire tutto l'infotainment, abbiamo anche il navigatore, servizi CarPlay. Climatizzatore automatico B-zona, sedili riscaldabili a 3 livelli, ovviamente abbiamo diversi porta oggetti, cambio automatico DSG, start stop disattivabile, parcheggio automatico, eccolo qui, freno di stazionamento elettronico, auto hold, altro porta oggetti con doppio porta bibite, non manca davvero nulla, eccola qui. Ora non resta che andare a fare un piccolo test su strada, prima però vi parlo della motorizzazione, parliamo di un 1.6 diesel da 115 cavalli abbinato al cambio automatico DSG. L'auto è di importazione dalla Germania, per questo troviamo diversi accessori che ovviamente non troviamo nelle versioni italiane. Eccoci amici del nostro test su strada di questa bellissima Golf, partiamo subito col dire che i sedili sono comodissimi, tra l'altro su questo del guidatore abbiamo un sedile tipo sportivo, possiamo allungare un pochino la seduta, ottima anche l'insonorizzazione, il 1.6 non si fa sentire troppo all'interno dell'abitacolo e ovviamente gli assemblamenti e i materiali sono di qualità, infatti le plastiche sono morbide su tutta la parte superiore dell'abitacolo. Per quanto riguarda i consumi, anche lì un tasto sicuramente ottimo per quanto riguarda quest'auto, infatti se viaggiamo in extraurbano riusciamo a toccare senza problemi i 20 km con litro, è ovvio che poi dipende molto anche dal nostro piede, infatti l'ho testata anche in modalità sport e sicuramente si presta un pochino di più ad affondare e di conseguenza a consumare un pochino di più, però per i più attenti ci si possono togliere diverse soddisfazioni. Io vi ricordo che la lista degli accessori che vi ho fatto vedere la potete andare a scoprire sul nostro sito www.pivocar.com/cesario, lì trovate tutto ciò che è di serie e tutti gli option, che ovviamente sono molti di più di quelli che vi ho detto io, quindi qualcosina mi è sfuggito. Ovviamente abbiamo fatto tutti i nostri test accensione, fumi da riscarichi, test avantreno, sono andati senza problemi, e adesso facciamo anche un bel test accelerazione, passiamo in sport e vediamo un po' come va. Si sente subito appena sfioriamo il pedale dell'acceleratore, la cambiata è eccezionale, wow, fantastico!
Anche se è un 1600, devo dire che le nostre soddisfazioni ce le togliamo. Divertentissimo, ovviamente il DSG ha una cambiata sempre perfetta e puntuale. Ovviamente la possiamo utilizzare anche in versione sequenziale. Ultime raccomandazioni, vi ricordo che potete venirla a vedere e provare e capire se potrebbe essere l'auto adatta alle vostre esigenze. Per questo vi ricordo che vi basterà contattarci con il numero che trovate in descrizione del video e fissare il vostro contatto. Per questa recensione è tutto, un saluto e alla prossima. Ciao!